La divisione. Vediamo un esempio di operazione. 10 diviso 2 uguale 5. 10 è il dividendo, 2 è il divisore, 5 è il quoziente. Viene utilizzata per distribuire, ad esempio, 4 fiori a due bambini. Ognuno ne riceverà 2, perciò l'operazione è 4 diviso 2 uguale 2. Viene utilizzata anche per raggruppare. Ad esempio, se dobbiamo raggruppare per 4 8 fiori, formeremo due gruppi. Perciò l'operazione è 8 diviso 4 uguale 2. La divisione ha sempre il resto, può essere 0, ad esempio, se dobbiamo raggruppare per 4 8 fiori, formeremo due gruppi. 8 diviso 4 uguale 2. Nessun fiore è rimasto fuori, perciò il resto è 0. La divisione può avere il resto diverso da 0, ad esempio, se dobbiamo raggruppare per 4 11 fiori, formeremo due gruppi, ma tre fiori saranno fuori. Perciò l'operazione è 11 diviso 4 uguale 2 con il resto di 3, perché sono rimasti fuori tre fiori. La divisione e la moltiplicazione sono operazioni inverse. Ad esempio, 10 diviso 2 uguale 5, perché 5 per 2 uguale 10. Vediamo degli esempi. 12 diviso 2 uguale 6, perché 6 per 2 uguale 12. 15 diviso 3 uguale 5, perché 5 per 3 uguale 15. 20 diviso 10 uguale 2, perché 2 per 10 uguale 20. Completa. 16 diviso 2 quanto fa? 8, perché 8 per 2 fa 16. 21 diviso quanto fa 7? 3, perché 7 per 3 fa 21, perciò 21 diviso 3 uguale 7. Quanto diviso 8 fa 3? 24, perché 3 per 8 fa 24. Grazie, alla prossima. Created using Powtoon.